Nato nel 1390 a Kenti, presso Cracovia, dotato di superiore intelligenza, a 27 anni era già docente di filosofia. Nel 1416, appena ordinato sacerdote, i superiori lo raccomandarono come direttore della scuola del monastero del Santo Sepolcro a Mniekov, dove svolse la sua attività dal 1421 al 1429. Tornato a Cracovia, tenne cattedra alla Facoltà degli Artisti e successivamente, dal 1432 al 1438, ricoprì l'ufficio di decano della Facoltà di Filosofia. Conseguito poi il baccellierato in teologia, iniziò il suo insegnamento come lettore ordinario in quella facoltà. Fu poi eletto prelato cantore della collegiata di San Floriano, dignità a cui era connesso l'ufficio di parroco, ma dopo alcuni mesi il santo si dimise, non volendo godere delle rendite di quel beneficio a cui non poteva dedicarsi concretamente. La sua opera scientifica e didattica fu intramezzata da faticosi pellegrinaggi, compiuti 4 volte a Roma, completamente a piedi, e 1 volta a Gerusalemme, anch'esso in parte a piedi fin dove era possibile. Giovanni svolse i suoi incarichi universitari a Cracovia fino alla morte, ma senza trascurare la carità. Andava a cercare i poveri nei loro rifugi, sfamandoli e aiutandoli con la paga di insegnante e a costo di frequenti digiuni. Morì il 24 dicembre 1473. Le sue virtù e la santità della sua vita sono attestate dalla fama postuma e dai miracoli avvenuti presso la sua tomba nella chiesa di Sant'Anna a Cracovia. Innocenzo XII lo beatificò nel 1690 e Clemente XIII, accedendo alle istanze dei docenti dell'Università di Cracovia, lo canonizzò il 2 febbraio 1767. È invocato come patrono dei seminaristi e del clero studioso. Giovanni Paolo II, visitando Cracovia il 9 giugno 1979, ricordò il professore santo di quella università. Alla memoria del Canzio è consacrata una cappella nella chiesa di San Floriano, dove nell'agosto 1949 iniziò il suo servizio di vicario parrocchiale il giovane sacerdote Karol Wojtyla.